Torino, 40.000 persone in piazza questa mattina, sabato 10 novembre, per una manifestazione pacifica e senza colori di partito, organizzata da 7 imprenditrici: Roberta Castellina, Patrizia Ghiazza, Giovanna Giordano, Roberta Dri, Donatella Cinzano, Adele Oliviero e Simonetta Carbone. Diversi partiti politici, ma nessuna bandiera, se non quella dell'Italia e dell'Europa, tutti uniti per confermare sì alla TAV. Promotore dell'evento, Mino Giachino, sottosegretario di Stato ai Trasporti e principale attore del movimento Sì TAV. È una grande giornata quest'oggi, la maggioranza silenziosa degli italiani che è a favore delle infrastrutture e della TAV, oggi per la prima volta dopo 20 anni di no scende in piazza. Da oggi nulla sarà più come prima, da oggi possiamo sperare di più e con maggiore fondatezza sulla ripresa dell'economia e sulla ripresa del lavoro. È importante perché ci collega al mercato mondiale. Oggi le imprese italiane vendono a 2 miliardi di persone. Tra 10 anni con la TAV potranno vendere a 10 miliardi di persone. Sarà il più grande motore di sviluppo per il futuro. Federica Fulco, presidente Associazione Torino in Movimento, presente per manifestare anche altre problematiche. Allora, noi siamo qua come coordinamenti comitati, Torino in Movimento con NoZTL prolungata, per manifestare anche altre problematiche. Sì, va bene per la TAV, ma noi siamo anche per la NoZTL prolungata a pagamento, che i cittadini pagherebbero 5 euro per entrare nella ZTL. Ulteriori dazi in questo momento di crisi particolare della città. La città sta morendo, i negozi stanno chiudendo, i cittadini continuano ad essere disoccupati, i mezzi pubblici non funzionano, le periferie è aumentato il degrado, abbiamo ancora il problema dei SMOI occupato abusivamente, abbiamo ancora il problema del villaggio olimpico occupato abusivamente e i Rom. Quindi praticamente la situazione è solamente peggiorata in questi anni. Per l'onorevole Davide Gariglio, deputato PD, si è trattata di una grande risposta delle società civile di Torino. Una grande risposta della società civile di Torino. Persone che non sono mai scese in piazza, oggi in piazza per dire sì alla TAV, sì alle grandi opere, sì allo sviluppo, sì a un futuro per i nostri figli. Secondo Guido Crosetto, Fratelli d'Italia, il numero di partecipanti testimonia che la parte maggioritaria non vuole fermare il futuro. Mi sembrava giusto essere qua, perché fisicamente per testimoniare che la parte maggioritaria del Piemonte, di questa nazione, non vuole fermare il futuro. Un governo che non fa marcia indietro, ma dopo aver visto una piazza così gremita? Ma è ancora poco, non penso sia un problema del governo, è un problema di una parte del governo, anche all'interno di quella parte mi pare stiano nascendo discussioni, speriamo prevalga il buon senso di fronte a un'ideologia, una presa di posizione che nulla ha a che fare per il futuro dei nostri figli. Una bella piazza strapiena di gente, tutti uniti nella volontà di rendere Torino attrattiva, ha dichiarato l'onorevole Piero Fassino. Una bella piazza, strapiena di gente, di ogni ceto sociale, di ogni credo politico. Qui c'era tanta gente che ha votato tante cose, ma erano tutti uniti da una volontà di far sì che Torino torni a diventare dinamica, attrattiva, una città all'avanguardia come è sempre stata, come nella sua storia. Qui c'era una piazza che rifiuta il declino di Torino e che vuole invece una Torino che sia capace di attrarre investimenti, creare lavoro, dare futuro ai nostri figli. Una bella manifestazione, io direi la manifestazione della ragione e del buon senso, perché Sì TAV è diventato il simbolo appunto di tutti coloro che rifiutano il declino e invece credono nel futuro di questa città. Maurizio Marrone, Fratelli d'Italia, ha presentato la richiesta per un referendum propositivo popolare. Abbiamo presentato con un comitato la richiesta di referendum propositivo comunale, che è un'iniziativa quindi popolare, proprio perché a differenza di una petizione rivolta al sindaco e alla maggioranza grillina, intendiamo prenderci il diritto dei torinesi a dire la propria sulla TAV e non chiedere il permesso all'Appendino di svolgere il referendum. Qui, una volta che saranno raccolte le 10.000 firme necessarie, che si possono raccogliere anche in comune di Torino tutti i giorni e anche nelle circoscrizioni, quando arriveremo a quota 10.000 il referendum si terrà, verosimilmente in primavera, e a quel punto ogni cittadino residente a Torino, ogni torinese avrà il diritto di dire la sua. Pare che questa mattina però ci sia stata poca chiarezza.
Sì, perché diciamo che una petizione in cui si chiede un referendum al sindaco è un conto, peraltro un sindaco che già sappiamo essere contrario all'opera e probabilmente contrario anche alla consultazione referendaria. Con l'iniziativa popolare, invece del referendum Si TAV non perdere il treno, che sta raccogliendo quale firme, invece quello è un diritto di iniziativa popolare, per cui non si sta rivolgendo una richiesta al sindaco di fare il referendum, ma si sta prendendo il diritto con le 10.000 firme, come previsto dall'articolo 17 bis dello Statuto della Città di Torino, di svolgere il referendum. Quindi diciamo che con questo il referendum si farà, anche se non fa piacere ad Appendino la sua maggioranza 5 Stelle. Per Maria Stella Gelmini, Forza Italia è stata la piazza dell'ottimismo, che guarda la crescita e lo sviluppo. Questa è la piazza dell'ottimismo, è la piazza che guarda la crescita, lo sviluppo, e io sono molto grata a Torino e sono ammirata dalle tante donne che hanno voluto dare un segnale di presenza, di risveglio dell'Italia rispetto ad un governo che dice no a tutto, dice no alla TAV, ma dice no alla pedemontana, alle grandi infrastrutture, alla crescita, allo sviluppo. Io credo che oggi Torino stia facendo una grande cosa per il Paese. Il Paese si sta svegliando e comincia a capire che con la propaganda, con i tweet, con i post su Facebook non si va da nessuna parte. L'Italia ha bisogno di grandi opere, ha bisogno di essere sempre più europea, più collegata alle grandi vie infrastrutturali, ha bisogno di donne e di uomini coraggiosi. Oggi Torino dà un grande insegnamento al Paese. Io sono fiera di essere qua con Paolo Zangrillo, con tutti i parlamentari di Forza Italia, ospiti, perché vogliamo assolutamente rispettare la connotazione civica di questa manifestazione, ma come cittadini ci sentiamo in dovere di essere qui a rappresentare anche il nostro sì alla TAV, allo sviluppo e al futuro dell'Italia. Un referendum non soltanto positivo, ma anche consultivo e abrogativo, per Silvio Viale, Partito Radicale. No, la situazione è molto chiara. La città di Torino prevede un referendum consultivo, abrogativo e propositivo. Il referendum abrogativo e propositivo deve essere una materia del Consiglio Comunale e bisogna raccogliere 10.000 firme, che ci vuole molto tempo, perché oggi qua, ben che vada, ne raccoglieremo 1.000 con tutta la gente che c'è, perché ci vuole tempo a firmare. Il referendum consultivo è indetto dal Consiglio Comunale. Da non confondere? No, non confondere con quello propositivo o abrogativo come quelli normali. Noi quindi facciamo una istanza che prevede 300 firme al Consiglio Comunale perché indica il referendum consultivo. Io mi aspetto quindi che obbligatoriamente sono costretto ad ascoltarmi, ad audirmi, dirmi sì o no, e io mi aspetto che i consiglieri di opposizione prendano questa iniziativa e presentino loro la delibera in Consiglio Comunale se i 5 Stelle dicono no. Io voglio incalzare l'appendino dei 5 Stelle adesso perché dicono sì e no a uno strumento di partecipazione su cui loro hanno fatto sempre campagna e hanno sempre strombazzato i cittadini, la partecipazione, sentire i cittadini. Sta a loro, perché hanno maggioranza, decidere se vogliono sentire i cittadini sul loro ordine del giorno. Ecco perché ho deciso quello consultivo, perché è veloce, nel giro di pochi mesi, e si potrà votare insieme a quello alle elezioni regionali ed europee. Sta all'Appendino e 5 Stelle decidere, è responsabilità loro. Non soltanto politici, ma anche comuni cittadini. Come mai siete in piazza oggi? Siamo in piazza perché il sindaco Appendino pensa di aver trasformato Torino in una città nottava con un ordine del giorno, invece Torino e maggioranza dei torinesi non stanno dalla parte di chi ha messo ferro e fuoco la Val di Susa per anni, lanciato le pietre contro le forze dell'ordine. Noi siamo altre persone, cittadini che credono nello sviluppo, nel futuro e che dicono sì TAV e dicono a questa amministrazione di cambiare rotta, non se ne può più. Da dove arrivate? Io arrivo da Chieri, sono un professionista, un consulente del lavoro e vedo le mie aziende crollare per l'economia che va male. Se ci bloccano anche queste infrastrutture non abbiamo speranze, quindi siamo a favore della TAV, chiaramente. Perché siete in coda? Per andare a firmare Pro TAV. Perché ho sentito che Chiamparino vuole proporre un referendum regionale e sono assolutamente d'accordo. Perché è favorevole a questa opera? Perché io ho notato che una volta si andava a Roma in aereo, adesso si va col pendolino. Quando ci sarà la TAV si creerà il bisogno di andare a Parigi in treno. Non c'è bisogno di tanti calcoli. Con la presenza dell'infrastruttura ci saranno anche gli utenti.